L'estate è tempo di festa e Scandriglia, bellissimo borgo nel cuore della Sabina, non è voluto essere da meno. Nella tradizionale Sagra delle Sagne, immancabile appuntamento del mese di agosto, che la Proloco, dal lontano 1986, organizza questa manifestazione, un'occasione per godersi delle serate fresche e avere la possibilità di degustare specialità locali e altri prodotti tipici. Questa festa popolare organizzata dalla Proloco mette al centro del programma la degustazione di specialità del territorio, accompagnata alla valorizzazione e alla riscoperta di questa splendida realtà. Attenzione e cura del presente, ma anche la riscoperta del passato, grazie al loro prodotto principale, le sagne, e poterle degustare in un luogo unico e incantevole dall'atmosfera magica. E così, ogni anno un folto numero di visitatori hanno partecipato, riempiendo l'area di Bita, alla manifestazione richiamati dall'invito della Proloco. E questa due giorni di festa e allegria, e non perdersi il sapore di poter mangiare questo squisito piatto dal sapore unico, preparato secondo le antiche tradizioni. È affidata alle donne della Proloco e più esattamente a Noris Ferrante, Carla Gesmini, Giuliana Palocci, Rossana Ferrante, Stefania De Gregori, Maria Rita Rosati e Maria Rita Palocci, che anno dopo anno hanno il duro compito di impastare e preparare questo succulente piatto, e da ogni edizione prepararne un quantitativo sempre maggiore, vista la sempre più crescente richiesta da parte del pubblico. Una portata degli ingredienti semplici e preparati a mano secondo i dettami delle antiche tradizioni, rigorosamente senza gli ausili di macchinari, e come ci hanno illustrato alcune delle cuoche. Se tutto questo pubblico e questa sera è qui, è grazie a voi. Che cosa significa per voi, insomma, vedere tutte queste persone appunto che sono venute appositamente per essere deliziati da ciò che voi avete preparato? Per noi è una soddisfazione, perché questa è una sagra che dura da tanti anni e la facciamo con amore e con passione. Quanto sacrificio c'è al fine per poter, insomma, arrivare al punto di poter mettere appunto le sagne nell'acqua che bolle? Poi noi siamo soddisfatti perché viene tanta gente e ci piace ricordare le tradizioni, insomma. Qual è il segreto di queste sagne? Gli ingredienti, per magari il segreto non glielo diciamo, però insomma, però gli ingredienti li possiamo dire. Sì. Uova, farina e volontà e tanta voglia. Possiamo dire che magari uno dei segreti è anche il territorio, magari l'aria di Scandriglia. L'aria di Scandriglia che è ottima, e la gente pure che si mette a lavorare dalla mattina alle 6 fino a sera allo scuro. Non è poco, no? In conclusione, insomma, è tanto sacrificio, tanto lavoro, però a fine, però esatto, c'è anche tante soddisfazioni. Poi vedere tutte queste persone che vanno via soddisfatte. È una grande soddisfazione, è la 39esima sagra e siamo soddisfatti di tutto quanto, il nostro lavoro. Oltre alle sagne, protagonisti di questa sagra, tante le offerte disponibili per un menù davvero ricco, come le classiche bruschette con olio extravergine di oliva di Scandriglia e gli ottimi arrosticini, il tutto annaffiato da ottimo vino locale. È stato un vero e proprio successo di pubblico e di presenze quello fatto registrare nella serata di sabato, e come ogni anno l'evento incontra tutto l'interesse e l'apprezzamento di molti turisti attratti dalla buona cucina. Un richiamo per gli amanti del buon cibo e non solo, e ricca è stata l'affluenza di visitatori che si sono recati appositamente per questa manifestazione, tutti del parere unanime nel giudicare questo grandissimo evento. Allora, una manifestazione che diciamo frequento già da tanti anni, perché mio padre è qui di Scandriglia. Le sagne sono buonissime, le bruschette belle intrise d'olio, quindi 5 stelle. Bella iniziativa che raccoglie un po' tutta la popolazione, diciamo, di Scandriglia. Molto bella. Le fettuccine troppo buone. Bellissima, è la prima volta che vengo qua, devo essere sincero, ma è bellissimo. Quando si mangia, se sta in compagnia, si sta sempre bene. Allora, è tutto molto molto bello, molto buono, si sente la genuinità di ciò che mangi.
e no, veramente una gran bella occasione per assaggiare delle cose molto buone. Allora, questa manifestazione penso è una delle migliori che ci sia in Sabina, anzi la migliore, e niente, sagne fantastiche, piatti top. È una delle migliori, forse è quella più simbolica di tutta la Sabina. È tradizione, cultura, salute, di meglio non si può. È bellissima, diciamo che ormai è... Dio dai, mi vergogno da morire. Come accennato in apertura, se questo appuntamento è motivo di richiamo di tantissime persone, c'è da fare un grandissimo ringraziamento ai fondatori della Proloco, che nella persona dell'ex presidente Marcello Palmieri, detto Carletto, nel lontano 1986, insieme al suo staff, hanno deciso, non tra poche difficoltà, di organizzare questa manifestazione e di avere l'intuizione che da lì a poco sarebbe divenuta una delle kermesse più sentite e partecipata della Sabina. Da una crisi, ci fu una crisi, la gelata, Scandriglia l'unica risorsa era l'ulivo, e quell'anno l'85 seccò tutte le olive. Non c'erano niente, eravamo svogliati di fare feste, delle cose, dovevamo cominciare a fare la cerca per le feste normali, insomma, le Ferragosto. Abbiamo detto, ma chi ci va a chiedere i soldi ai scandrigliesi quest'anno? L'unica risorsa sono gli ulivi, e chi, stanno tutti a tagliare gli ulivi. Inventiamoci qualcosa, io feci, dico, inventiamoci una sagra, qualcosa, dico. E chi diceva sagra dei fagioli, chi per rimediare un po' di soldi, di cose, chi esercizia. C'era un amico, un caro amico, purtroppo ci ha lasciato, fa la sagra delle sagne. Dico, porca miseria, ma sarà un po' troppo complicata, no? Un altro ragazzo molto più giovane di noi, manco trentenne, 25enne. La sagra delle sagne e dei maccheroni. E così siamo partiti, siamo nati da un... Subito abbiamo cominciato, abbiamo preso un foglio di cartone, di carta paglia dal macellaio lì vicino, casa per casa abbiamo cominciato, quante donne, quante sagne ci fai? 5 uova, l'altro appresso, chi 5, chi 10, chi è, insomma, il primo anno siamo partiti, a giugno la prima sagra è fatta, siamo partiti subito, insomma. Abbiamo trovato le massaie che ci aiutavano, ci hanno detto l'ingrediente da mettere, l'olio, senza l'olio non ci so parole, l'olio di Scandriglia sempre è stato l'olio di Scandriglia, sia bruschetta sia... E siamo partiti e è andata sempre meglio. Enogastronomia e non solo. La manifestazione quest'anno ha deciso di onorare e ricordare l'amico Aldo Troiani, giovane segretario della Proloco, che fu, negli anni, ideatore della manifestazione gastronomica nel giugno del 1986, purtroppo venuto a mancare in seguito ad un incidente nel lontano 1989 a soli 29 anni, un ragazzo ben voluto da tutti. Un dolore ancora forte e indelebile, soprattutto per la madre, che visibilmente emozionata ancora oggi ha difficoltà a parlarne quando l'abbiamo provata a avvicinare. Un momento toccante che abbiamo affidato alle parole del presidente della Proloco, Bruno Borgia. Per noi significa tanto. Questa sagra, tra l'altro, ci tenevamo in modo particolare a ricordare un amico, un ragazzo che non c'è più, che è stato tra i fondatori della Proloco, che è Aldo Troiani. La frase che campeggia davanti agli stand è la sua, dove lui disse, considerando quello che poteva essere il sacrificio, la fatica di affrontare una festa, oltre alla soddisfazione chiaramente, lui diceva: non credevo fosse così difficile radunare tante persone intorno appunto a una simbolica tavola imbandita. Lui ci è riuscito e per lui il volto della gente è stata la più grande ricompensa, che poi è questo che ci ripaga molto semplicemente, questo noi vogliamo. L'organizzazione, oltre all'aspetto culinario, ha deciso di regalare a coloro che hanno raggiunto la cittadina alle pendici dei Monti Lucretoli una serata ricca di musica e allegria affidata all'energia e coinvolgimento della Colorado Band,
che con la loro musica ha deciso di far scatenare tanti accorsi attraverso le parole di Marco e di Benedetti, tutta la voglia e l'esuberanza di un gruppo che ha fatto scatenare i tanti ospiti presenti. E noi siamo onorati questa sera di far parte di questa bellissima sagra, è un evento da circa 39 anni, mi sembra, attivo, vedo partecipare numerosissime persone. Bruno ha creduto in noi, noi ce la metteremo tutta e speriamo di fare il meglio come sempre. Uno spettacolo vero e proprio. Con che brani ci delizierete questa sera? Beh, noi prettamente siamo un'orchestra di liscio, facciamo brani di liscio, ma arrangiamo della musica italiana, vecchia, nuova, riarrangiata in varie modalità, balli di gruppo, Alli Galli, Tiburon, insomma i cavalli di battaglia delle scuole di ballo di questo periodo. Quindi non siete pronti? Siete carichi? Carichi. Un saluto alla nostra. Un grandissimo applauso va a tutta la Proloco di Scandriglia, da sempre impegnato nell'organizzazione di questo tipo di evento che attraverso il duro lavoro e lo spirito di sacrificio messo a disposizione per l'ottima riuscita di questa edizione 2024 e valorizzato l'operato di tutti i suoi componenti che con forza, coraggio e affiatamento hanno fatto sì che tutto questo si realizzasse. Numeri importanti, la gente è ancora ben salda lì ai propri tavoli, questo significa che il vostro prodotto è veramente sinonimo di qualità. Sì, questo ci fa chiaramente immensamente piacere. I numeri parlano chiaro, le presenze sono state veramente notevoli. Anche ieri sera ci sono state tantissime persone che sono venute a farci visita per questa 39esima edizione. Sono numeri, come dicevamo, sicuramente importanti. 39 anni di sagra significa molto per noi. Significa comunque proporre un prodotto sicuramente importante, tradizionale, di qualità, ma che ricorda proprio il nostro territorio e non solo, sia dal punto di vista della gastronomia, ma anche di quello che poi le risorse, di quello che sono le risorse del territorio. Una manifestazione, appunto, come diceva giustamente lei, che particolarmente quest'anno ricorda un vostro caro amico, però è anche una manifestazione dove porta in alto un valore, quello delle sagne, questo prodotto veramente unico che solo qui a Scandriglia si può degustare. Quanto è importante per voi dalla Proloco mantenere alto questo simbolo ormai della cittadina sabina? Beh, certamente notevole, perché per noi significa tanto, significa manualità nel realizzare questo prodotto, significa cercare di portare avanti una tradizione, perché le fettuccine, tagliarle a mano è importante perché significa che non soltanto le donne lo realizzeranno finché potranno, è importante perché significa passare il testimone e quindi mantenere quello che è la tradizione locale. È questo uno dei compiti dell'associazione Proloco, non solo noi chiaramente, di tutti. Per noi questo riveste veramente un aspetto fondamentale, e continuare nel solco della tradizione, appunto, aperto dai nostri fondatori, da chi ci ha in qualche modo spinto ad arrivare fino qui, è veramente importante. Noi concludiamo con la sagra un'estate veramente ricca di eventi di spessore. Basti pensare che abbiamo iniziato con Uomini e Cavalli, con il rodeo, la 20esima edizione per noi è stato veramente un punto d'orgoglio, tantissima partecipazione di pubblico, ma anche qualità e partecipazione di artisti veramente di fama internazionale, oltre chiaramente ai festeggiamenti tradizionali che già hanno dato un po' un affondo, hanno riscaldato i motori proprio in previsione di questi due giorni della sagra, della 39esima sagra, che speriamo, se Dio vuole, di andare a festeggiare con il quarantennale, questo sì. Presidente, in conclusione, se Uomini e Cavalli ha ottenuto un grandissimo successo, la Sagra delle Sagne ormai è arrivata al 40° anno, possiamo quasi dirlo, eppure anno dopo anno riscuoto sempre più successo, il merito, vogliamo dare anche un po' di merito a questa Proloco che lei ne è presidente, insomma, se tutto questo è possibile e soprattutto grazie allo sforzo del suo staff. Sì, certamente, che devo dire, noi abbiamo tantissime persone che ci vogliono bene, che ci aiutano, ma nei momenti cruciali lì viene fuori proprio
la forza del gruppo di ragazzi, non tantissimi uomini che donne che comunque prestano il loro tempo al paese e alla volontà di portare avanti proprio appunto con orgoglio questi eventi che devono essere, come dico sempre, un ottimo biglietto di visita per il nostro paese, e questo lo dimostra proprio la cura dei particolari, l'attenzione. Io vedevo ecco l'assenza di file e una piazza completamente piena, significa che hanno dato proprio il loro massimo per cercare di evitare di far stare, diciamo, per queste poche ore che i visitatori saranno a Scandriglia, di farli stare nel miglior modo possibile, offrendo tutto il comfort che possiamo in qualche modo offrire. Ecco. Sì, sicuramente questo significa essere sulla strada giusta, avvicinarsi ad eventi, a numeri più importanti, però veramente il fiore all'occhiello è questo, e per noi è motivo di orgoglio proprio continuare quello che è stato iniziato dai nostri fondatori e continuare a vedere, perché la sagra, diciamo, ha un sapore anche in qualche modo, devo dire, magico, voglio dire, passatemi il termine, perché è un evento che riesce a catalizzare tante forze, tante risorse, quindi significa che questo messaggio in qualche modo è stato recepito, no? E ha un significato particolare, non è una semplice festa, senza nulla togliere anche alle altre feste che facciamo, è un evento, è qualcosa che aiuta a mettere Scandriglia nella vetrina che merita, secondo noi, e è un contributo forte nella promozione del territorio, questo sì, dei prodotti ma anche del territorio con le sue bellezze, questo sì. Questa è Scandriglia, questa è la Sagra delle Sagne. Un affascinante momento di convivenza in grado di far riscoprire un alimento simbolo del Borgo Laziale, una oasi di pace e tranquillità dove ognuno può ritrovare il proprio spazio e ritrovare le cose autentiche di un tempo non ancora mutato, che hanno saputo rispondere nel modo migliore alle esigenze di chi si è recato a visitare e assaporare i prodotti genuini e caratteristici. Un evento unico e caratteristico, capace di unire il piacere dell'enogastronomia al desiderio di passare delle giornate in compagnia, in allegria, in un luogo pieno di storia, sapori, profumi, tipiche di questo splendido borgo.